Chi lo conosce sa bene che il Veneto presenta ambienti di incomparabile bellezza, ma soprattutto di una stupefacente varietà. Poco noto al turista, ma non per questo meno affascinante, è il territorio della cosiddetta Bassa Padovana, la pianura segnata dal corso dell'Adige e orlata a nord dalla linea ondulata dei colli Euganei e Berici, dietro i quali non è difficile distinguere l'aspra cornice delle Alpi. È terra di pianura, modellata nei millenni dallo scorrere a volte impetuoso, a volte placido, dei numerosi fiumi che scendono dalle prealpi veronesi e vicentine. E anche se da millenni l'uomo ha cercato di adattare questo ambiente alle necessità dell'agricoltura, modellandolo e modificandolo, alcuni luoghi riposti hanno conservato le tracce del paesaggio antico. Per secoli dunque una campagna fertile, ma che ha sempre richiesto molto da chi la coltivava, è stata fonte di ricchezza per le famiglie nobili e borghesi che sin dal Medioevo hanno saputo innestare su questa base una civiltà insieme rurale e urbana capace nel corso dei secoli di lasciare testimonianze di prosperità e raffinatezza nei numerosi edifici religiosi e civili di Montagnana e del suo territorio. È il caso del Duomo di Montagnana, splendido esempio di tardo gotico e primo rinascimento, o dei palazzi signorili che si affacciano sulla Piazza Maggiore. Anche il viaggiatore più distratto, che percorre in automobile la statale, rimane affascinato dalla sfilata di torri e merlature delle trecentesche mura di Montagnana, illuminate dal sole al tramonto o sfiorate dalla morbida luce lunare. Quasi a metà della cortina, ecco ergersi l'abside e il campanile della chiesa di San Francesco. Uno dei documenti più importanti della Montagnana trecentesca, oltre alle sue mura e ai suoi castelli, sono gli statuti del 1366, che non a caso dedicavano ben 5 capitoli all'allevamento del maiale, che in epoca medievale veniva allevato prevalentemente all'aperto e nutrito con le abbondanti ghiande degli immensi boschi che allora circondavano i villaggi della Bassa Padovana. Già allora le autorità locali esercitavano una scrupolosa sorveglianza sul prodotto, sulle modalità di allevamento delle bestie e sulla corretta conservazione della carne. Risulta poi da molti documenti dell'epoca che i ricchi proprietari si facevano pagare i livelli dai loro contadini con mezzene e spalle di porco. Il maiale era l'animale che forniva l'indispensabile apporto di proteine animali in un mondo in cui per molti la carne era un lusso. Quando con la fine delle grandi foreste il maiale divenne un animale più decisamente domestico, la sua cura era affidata alla donna che lo nutriva con tutto quello che c'era di commestibile. Anche la macellazione avveniva in casa, tra fine novembre e febbraio, e tutte le operazioni avevano una loro sequenzialità che le faceva rassomigliare ad un rito vero e proprio. A procedere all'uccisione e alla preparazione del prodotto erano dei macellatori ambulanti chiamati mazzini. Una volta fatto a pezzi l'animale, si preparavano salami, cotechini, coppe, pancette, luganeghe, usando parti diverse dell'animale secondo specifiche procedure di lavorazione con l'uso di sale e spezie per favorirne la conservazione. Occorrevano una grande esperienza e abilità per ottenere un prodotto che durasse a lungo e conservasse intatte le sue caratteristiche. Ad essere consumati per primi erano le luganeghe e i cotechini. La pancia veniva arrotolata e condita con spezie per essere poi affettata e mangiata o tagliata in blocchetti per metterli dentro i minestroni ed insaporirli. La parte migliore, macinata e salata nel modo giusto, inserita nei budelli di maiale, costituiva i salami, che venivano appesi alle stanghe per farli asciugare. La tradizione si è sostanzialmente conservata nelle aziende attuali del territorio di Montagnana, che seguono scrupolosamente gli antichi modelli. Un discorso diverso va fatto per la parte nobile del maiale, la coscia, destinata a fornire il prezioso prosciutto. Sin dal 1634 abbiamo notizie della sua produzione montagnana, anche in questo caso con le regole specifiche per garantire la qualità del prodotto. E sappiamo che già allora veniva venduto affettato dai casolini. Il 700, nel Veneto, vede affermarsi la civiltà delle ville, costruite dai più famosi architetti per l'utilità e la delizia dei nobili veneziani e ricchi proprietari locali. E sappiamo
che nella sua visita del 1747 il cardinal Rezzonico, futuro Papa Clemente XIII, ebbe modo di gustare il prosciutto di Montagnana. Fu però nel primo 800 che la lavorazione raggiunse standard sempre più alti di qualità, fino ad arrivare all'attuale prosciutto crudo dolce di Montagnana. Nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del secolo successivo si passò dalla fase artigianale a quella industriale, con la nascita dei primi insediamenti finalizzati alla stagionatura dei prosciutti. Le qualità che rendono unico il prosciutto crudo dolce di Montagnana sono appunto il caratteristico sapore dolce, la particolare morbidezza, il colore rosato, ma soprattutto l'inconfondibile profumo, e proprio per tutelare queste sue caratteristiche è stata costituita la denominazione di origine protetta, garantita dal Consorzio del Prosciutto Veneto Berico Euganeo, che ha sede a Montagnana. La lavorazione si avvale della moderna tecnologia, ma il metodo di produzione è rimasto sostanzialmente inalterato nei secoli. Il prosciutto di Montagnana deve essere prodotto solamente con cosce provenienti da maiali allevati nel nord Italia, del peso medio di 160 kg, e alimentati con prodotti ad alto contenuto proteico. Deve quindi essere lavorato e stagionato in loco per almeno 12 mesi, e a stagionatura ultimata deve pesare tra gli 8 e gli 11 kg con l'osso. Si passa quindi alla salatura, poi viene il massaggio, la spazzolatura e il lavaggio delle cosce, nonché il dissanguamento residuo dell'arteria femorale, che vengono effettuati con macchinari specifici. Successivamente viene stuccato a mano con un impasto di sugna e farina per poter dare al prosciutto un aspetto più curato e ordinato e mantenerne intatta la morbidezza. Viene poi messo in sosta per altri 7-8 mesi nelle cantine di stagionatura, dove segue l'alternarsi delle stagioni in modo naturale. La conservazione delle cosce suine avviene utilizzando come unici conservanti il freddo e il sale marino. Il prosciutto crudo di Montagnana è utilizzato tagliato sottile come antipasto o in abbinamento con altri salumi o con la frutta per far risaltare le qualità del prodotto. Se il mangiare è un atto eminentemente sociale e in qualche misura culturale, c'è un momento caratteristico della vita dei Veneti quando, dopo un'accesa discussione, un affare stipulato con reciproca soddisfazione, un lavoro terminato, si vuole prolungare il piacere di stare insieme, e allora qualcuno parla di quel famoso salame regalatogli da un amico contadino che aspetta solo di essere tagliato. Naturalmente il salame da solo non basta, ed ecco spuntare gli altri due ingredienti della convivialità veneta, il pane biscotto e il vino. Così, in semplicità, si cementano le amicizie, si stemperano i contrasti, ci si apre alla confidenza o all'allegria, miracolo di questi tre elementi caratteristici della nostra terra. Insomma, il rito della fetta di salame con pane biscotto e vino è meno formale di una cena vera e propria, più impegnativo di un normale caffè. L'alternativa, soprattutto dalle nostre parti, è sedere a uno dei tanti locali tipici che lo propongono e gustare un ricco piatto del celebre prosciutto crudo dolce, anche qui con vino adatto e dei grissini oppure del pane biscottato per avvolgervi le fettine profumate. Più raffinato, ma in fondo gli elementi sono sempre gli stessi tre: pane biscottato, vino e l'onnipresente maiale. Per le generazioni venete del passato, la base dell'alimentazione era costituita dalla polenta, ma ciò non impediva che alcune volte ci si concedesse il lusso della preparazione del pane vero e proprio. Fare il pane in casa era dunque un avvenimento raro e quindi straordinario, che produceva un'atmosfera di festa in tutta la famiglia. A possedere un forno in esclusiva erano di solito i più benestanti, ma spesso una contrada o un gruppo di vicini ne condividevano uno, che veniva usato a turno. Se il pane fresco quotidiano non esisteva e comunque lo si consumava solo in quelle rare occasioni in cui si faceva la fornata, il fior di farina era destinato prevalentemente alla biscottatura, lasciando i pezzi in forno il tempo sufficiente perché diventassero pane biscotto. Per il contadino, il pane biscotto costituiva la riserva per le settimane o addirittura i mesi a venire. Anche se il suo scopo era di intingerlo nel caffè latte alla mattina o nella zuppa, veniva mangiato volentieri fuori pasto, come facciamo oggi con i crackers o i grissini, con sopra una fetta di lardo, pancetta o salame,
magari accompagnato da un bicchiere di vino. Il territorio della Bassa Padovana è circondato, soprattutto nei suoi termini settentrionali, da zone celebri per i vini. I colli iberici ed euganei e le colline veronesi esprimono una produzione di altissimo livello qualitativo. Ma anche la Bassa beneficia dell'apporto di quei terreni così singolarmente vocati alla crescita della vite. Nelle loro secolari esondazioni, i fiumi hanno trasportato in una zona ristretta attorno a Merlara preziosi sedimenti che hanno favorito lo sviluppo enologico dell'area. Attraverso poi il sapiente lavoro degli enologi e dei vignaiuoli è stato possibile selezionare una linea di vini DOC che prendono appunto il nome dall'antichissimo castello di Merlara. Ed ecco che si ricompone la triade di pane, vino, salumi che accompagna da sempre la vita sociale di queste terre sospese tra acque e colline.